L'agenzia funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Cosa ci può dire di questa partita innanzitutto? Che sono molto rammaricato per il punteggio, per il risultato finale, molto fiero e orgoglioso della prestazione che i ragazzi hanno sfoderato in un campo difficile contro una delle squadre più forti del girone. La forza della Cavese, la Cavese ha dimostrato la sua forza riuscendo a restare in partita per 95 minuti e a portare la partita sul finale in un pareggio, dopo che noi abbiamo costruito almeno 5-6 occasioni nitide, nette per fare gol. Che finale c'è da aspettarsi per questo campionato? È un finale agguerritissimo. La Cavese non è fuori dai giochi, assolutamente. Mancano ancora 7 partite, 21 punti a disposizione, il divario è solo di 5 punti. Per questo io sono rammaricato, perché avrei voluto allungare, perché il campionato è ancora lungo, sarà ancora difficilissimo, ci aspettano tante partite dure e abbiamo visto oggi la forza di questa Cavese, che secondo me è una delle, come ho detto prima, delle migliori squadre del girone. Emanuele Troise, l'allenatore della Cavese, qual è il tuo commento su questa partita che abbiamo pareggiato 0-0 con la capolista? È stata una partita tutto sommato equilibrata, per come ce l'aspettavamo. Abbiamo cercato di farla noi e sapevamo che nelle ripartenze, negli spazi aperti, si incontrava una squadra molto difficile. Infatti hanno creato delle occasioni importanti su quell'aspetto lì, dove Anatrella è stato molto bravo. Però poi, dopo un primo tempo un po' pastoso nello sviluppo, abbiamo fatto secondo me un buon secondo tempo. Siamo mancati un po' negli ultimi 16 metri, dove chiaramente le situazioni le abbiamo create, ma ci è mancato, ripeto, quel pezzettino in più per fare gol. 5 punti rimangono molti da recuperare adesso, con una gara in meno da giocare. Ma sono 5 punti, non sono tantissimi come non sono pochi. Noi dobbiamo comunque concentrarci sul nostro percorso, come abbiamo sempre fatto. In tal senso non cambia niente. Mercoledì, ripeto, è una partita dove dobbiamo in tutti i modi cercare di portare a casa i 3 punti e quindi concentrarci soprattutto su quello.